zona c'è anche, probabilmente in zona c'è anche la femmina. Queste comunque sono le pasture di quel maschio lì, sicuro. E voglio farti vedere il covo. Sì. La lepre, colpita agli arti anteriori, aveva dovuto rallentare la sua corsa. William, lanciatosi all'inseguimento dopo lo sparo, aveva sottratto a fatica la lepre ferita alla bramosia dei cani, finendola poi con un colpo secco del taglio della mano. Era un maschio, come William aveva immaginato che fosse. La vicinanza dell'auto gli favorì il deposito della preda e nel contempo il conduttore reputò conveniente spostarsi con la muta oltre la via asfaltata alla ricerca della probabile compagna del maschio appena catturato. Sarà meglio che mi tolga il maglione, quello dici te? Sarà meglio che taci. Eh? Sarà meglio che taci. No, lì non mi no. Nei pressi di una strada, la lepre la attraversa per andare al covo. Adesso vedremo. In breve la nebbia scomparve completamente dalle alture esposte al sole. Tutti i segugi attaccarono la pastura con alacrità e coesione e William formulò a divano le sue convinzioni. Qualora la muta non avesse risolto in tempi brevi l'accostamento appena avviato, lui avrebbe condotto i cani verso un poggio che rispondeva perfettamente alle sue congiunture. Supposizioni elaborate in silenzio, velocemente e indipendenti dalle oggettive indicazioni dei cani che non formulavano pensieri ideali, ma seguivano alla lettera il percorso di una traccia cercando di riscrivere fedelmente il suo andamento. Fu così che William e Ivano si ritrovarono in un campo disseminato da radici ciliegi dove la muta, incollata ad una pista decisa, confermò la presenza della lepre. La muta presto assunse uno schieramento compatto e lineare a seguito delle evidentissime vestigia. Caboia! Ma guarda! Lo fagiano! Questa è la dimostrazione che questi cani, i fagiani, non li cercano. Ben presto i segugi diedero inizio ad un nuovo accostamento. Cappeggiati anche stavolta dalle perentorie indicazioni dell'infallibile guida di nome Tosca. E quando la cagna infilò nel medicaio una traccia precisa, risalendola con puntuale e categorica determinazione, gli altri componenti della muta, sparpagliati nei dintorni alla ricerca di un filo conduttore, ricompattarono il gruppo risalendo il poggio che culminava con un esteso boschetto, probabile rifugio della nuova orecchiuta intercettata.
La concentrazione dei cani si accentuò. Ogni membro della compagine, senza alcuna distinzione, confermò con convinzione l'esistenza di una nuova traccia decisa, anche se contorta. L'eccitazione corale dei segugi si trasformò presto nel palpabile presagio dell'evento auspicato. William avvertì sulla pelle quel formicolio che ad un cacciatore provoca brividi anche in piena canicola. Il messaggio dei cani pareva inequivocabile. Un'altra lepre, dunque, non poteva essere lontana. In questi frangenti anche il minimo atteggiamento di un segugio può essere di capitale importanza per il conduttore. E William, che conosceva bene i suoi segugi, intuì proprio dal cambio di voce della mosca che la lepre era vicinissima. William, gesticolando, indirizzò Ivano verso il fronte opposto del bosco. Poi il conduttore si affrettò a presidiare la sommità del poggio. Gianni rimase di retroguardia insieme ad Alberto, che con la telecamera non poteva stoppiarsi. Nel frattempo le voci dei cani attizzarono nei cacciatori l'auspicio di una nuova, imminente sorpresa. Avuta. Chi l'ha messa? A baionetta. Oh, io che il prone. Oh, non è come, è più piccola di quell'altra. Vai pulita. Ti faccio la cronostoria. Dai, va. Da campione. Proprio con la capriole e la rudleda. Senti la veda, le ragazze, riveda che sembra. Fai vedere. Femmina, come voleva si dimostrare. Fa venire il sole. Sì. Tutto bravo da per me perché era tre. Femmina. Aspetta. A ne rivetri, sì. A ne rivela. Femmina. Talo se l'ho preso questo. Che ti reda svein però, eh? Lei era che 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 26, eh? Ivano aveva fermato la lepre in fuga esaltando simpaticamente la propria performance e William, memore di avere pronosticato, dopo la cattura del maschio, la presenza di una femmina, aveva esibito con soddisfazione il sesso della nuova preda alla telecamera. Ivano aveva registrato la venuta cattura nel tesserino ed insieme gli amici avevano preso la via del parcheggio. Il sole era già alto, la nebbia era svanita ovunque,
Tutto il mondo splendeva come nel giorno di Natale. Invece era soltanto un comunissimo giovedì di ottobre.